casa. È una vittoria schiacciante quella di Alessandro Ghinelli contro il suo competitor Luciano Ralli, e dunque la città di Arezzo si conferma una città che sceglie un sindaco di centrodestra. Ghinelli. Il turno di ballottaggio si è chiuso con una percentuale di votanti inferiore rispetto al primo turno di circa 10 punti, ma comunque alta, ha votato il 54,5% degli aventi diritto. Alessandro Ghinelli è riuscito a confermare l'importante bacino di voti che aveva raggiunto al primo turno e con 23.620 consensi, pari al 54,5%, si conferma sindaco di Arezzo. Come ci si sente? Come ci si sente? Bene, bene, soddisfatti, con un grande carico di responsabilità sulle spalle. Cosa? E con la voglia di fare ancora meglio di quello che abbiamo fatto negli ultimi 5 anni. Ringrazio tutti gli aretini, quelli che mi hanno votato e anche quelli che non mi hanno votato, ma come vedete né le chiacchiere che ci sono state elargite negli ultimi tempi, né gli attacchi personali sono serviti a granché. Gli aretini hanno testa. Luciano Ralli, candidato per il centro-sinistra, che al primo turno si era fermato a 17.600 voti circa, ne ha portati 2.000 in più a questo turno di ballottaggio, ma non sono bastati. Si ferma a 19.723, che valgono il 45,5%. La sinistra ad Arezzo è di nuovo forza d'opposizione. Abbiamo recuperato alcuni punti, alcuni migliaia di voti rispetto al primo turno, non è stato sufficiente. Quindi a questo punto la campagna elettorale è terminata, sono contento di aver messo insieme un'alternativa a Ghinelli, un ampio schieramento centrosinistra. Non è stato sufficiente, ma faremo questo lavoro ulteriore in Consiglio Comunale.